cellulare, se ti vai troppo avanti, lo puoi abbassare un po'. Fermi lì, possiamo partire. Prego. Dottoressa, grazie. Innanzitutto come sta la ragazza? La ragazza è in coma farmacologico e con prognosi riservata. Per il momento non si scioglie la prognosi. Che cosa è successo? È stata attinta all'arteria mammaria e quindi che ha causato una copiosa fuoriuscita di sangue e un riversamento interno di sangue. Ma che è possibile che sia stato il marito? Stiamo facendo indagini chiaramente a 360 gradi, sono state oltretutto inviate le informazioni di garanzia necessarie proprio perché l'ipotesi di una caduta accidentale della vittima e poi successivamente la versione di un gesto anticonservativo compiuto dalla stessa vittima non sembravano molto verosimili. Da qui la necessità di effettuare tutta una serie di indagini che capirete quando si dice a 360 gradi è perché non si intende poi precisare perché non posso in questa sede per vedere esattamente che cosa è successo. Sono indagati, dottoressa? Sì, è stata fatta un'iscrizione nel registro degli indagati. Il marito è indagato? Le dico, è stata fatta un'iscrizione nel registro degli indagati per tentato omicidio. Tentato omicidio, dottoressa, quello che sappiamo è che sull'ambulanza la ragazza, quello che sappiamo è che la ragazza sull'ambulanza ha confermato la versione del marito, cioè che sarebbe caduta e con uno spigolo si sarebbe procurato un foro nel petto. Proprio per questo noi stiamo indagando. Senta, ma voi non avete ancora parlato con la vittima? No. È in coma, non parla, non è in grado di parlare. Ma lei ha rilasciato altre dichiarazioni oltre quelle che sono state lasciate? No. Non ha detto... Lei è entrata in coma subito dopo essere stata ricoverata o è rimasta cosciente? È entrata, anche questo è un problema perché considerando l'ipotesi verisimile, l'ipotesi di una caduta accidentale non è entrata subito in codice rosso ma in codice giallo. I medici si sono resi conto della gravità della situazione per cui l'hanno poi qualificata. La ferita, si parla di un buco nella parte... Su questo abbiamo dato incarico al consulente tecnico proprio per verificare la compatibilità di un'arma bianca o di un altro strumento con le caratteristiche della ferita. Che tipo di rilievi sono stati fatti in casa? Come è stata ritrovata la casa? Quello è stato oggetto naturalmente dei rilievi della polizia scientifica, ma dovremo ancora ricorrere a un ulteriore sopralluogo per verificare insomma se ci sono altre stanze interessate, se ci sono altre tracce. Qual era il disordine? C'era disordine in casa, dottoressa? Abbastanza, sì. Ma... Cioè che faceva pensare a una colluttazione? No. Ecco, qual era la situazione quando siete entrati in casa? Ci può descrivere un po'? Noi non siamo entrati subito dopo in casa quando è stato compiuto o commessa l'azione che ancora stiamo cercando di verificare, per cui... Dopo quanti giorni siete riusciti avete capito che era necessario entrare? Perché credo che sia stata un'evoluzione delle indagini fino al punto in cui si è ipotizzata... Dopo un giorno il pubblico ministero titolare delle indagini ha fatto il suo accesso. C'erano tensioni tra i due coniugi? Sì, sì. C'erano tensioni? Sono state confermate dai parenti della... Sì. Perché i vicini abbiamo sentito, ma nessuno sembra che raccontare episodi particolari, non emergevano delle frizioni, però i parenti invece confermano il contrario. Sì. Pare che volessero lasciarsi. No, guardi, questo. Ma voi il marito l'avete sentito già? È stato sentito. Ecco, il marito cosa dice? Questo non risponde. Il marito fu sentito prima di essere indagato? È stato sentito con le garanzie. Dottoressa, l'ultima domanda, soltanto quali erano
gliela ripongo. Quali erano i rapporti fra i coniugi? Erano rapporti problematici. Questo vi ha fatto pensare che quello che è successo alla ragazza non fosse un incidente, giusto? Ovviamente, ma come abbiamo anche ritenuto necessario verificare le condizioni di salute della chiamiamola la ragazza, cioè della vittima, nel momento in cui si prospetta un atto anticonservativo. Quindi un iscritto nel registro degli indagati e si procede per tentato omicidio, giusto? Sì. Scusi ancora una cosa, ma sono stati i medici a sollecitare l'intervento della procura quando si sono resi conto delle condizioni della signora? Diciamo che è stata un incontro tra procura e medici. Senta, l'ambulanza è intervenuta direttamente nell'abitazione, giusto? Dei... Sì. E lo ha chiamato il marito? Sì. Il marito oggi dov'è? In casa, cioè... In casa no. Non è una domanda alla quale io posso rispondere dove sia il marito in questo momento. Però non c'è nessun fermo. Non c'è fermo. Anche questo non posso rispondere. Non è stato di fermo, ma è indagato. È indagato. Sì. Possiamo dire chi c'era in casa, se no. Io, sembra il segreto di quello Puccinella, che avevo detto, dottoressa. No, non è il segreto di Puccinella. Io dico quello che ritengo sia utile dire e che mi sembra necessario dire a fronte di una serie di affermazioni e circolazioni di notizie. Questo è quello che dico. E... Quindi un iscritto nel registro degli indagati... Non mi faccia più domande perché non rispondo più. Grazie, dottoressa. Grazie. Grazie mille. Grazie.